Ho detto che è bravo, il Nasca è bravo, bravo. Basta, sarà la intro di ogni mio video questo. No, Nasca è il più moderno di tutti. Come potete vedere sono a Misano con la tuta nuova. Quindi la inauguro per questa occasione speciale. E sono qui perché sono stato invitato da Dainese per partecipare a una delle nuove experience che hanno organizzato. L'experience in questione si chiama Dainese Riding Master Misano ed è a tutti gli effetti una giornata in pista molto 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 speciale, in quanto possiamo definirla corso, esperienza, giornata in pista, definitela come volete. Comunque ci sono vari livelli con vari istruttori. Abbiamo un livello molto speciale con un istruttore molto speciale, ovvero Valentino Rossi, che arriverà nel pomeriggio per fare a tutti gli effetti una lezione di pista a quattro persone che gireranno con lui. E io sono all'interno della Champions Class. Come vedete, questo è il nostro box. Un sacco di ospiti invitati per questa giornata da paura. Qui abbiamo le moto. Oggi guiderò una moto che ormai devo conoscere per forza, perché l'ho guidata già troppe volte però. La Yamaha R1, gommata Pirelli SC3. Yeah, hai messo la tuta anche te? Praticamente Morbidelli fa fatica, sì. Ho detto dai, vengo io. Non riesci a stare al nostro passo allora. Guarda che bella la tuta. Porca tro... Figa, eh? Quasi bella come la mia. Hai girato già? Ho fatto... sì, 4G. Com'è? Bello? Bello. E niente, l'istruttore di oggi è un pilotino. Buongiorno, ma si vede? Sono in campo? Sei in campo. Buongiorno. Allora, se dopo che Morbidelli mi ha spiegato come si guida non riesco ad andare forte, devo cambiare mestiere. No, non è vero. Questi sono i miei compagni di corso oggi. Sono già partite le sfide al primo turno. Stefano, Edo, Fabio. No, tu non c'entri. Marco. Beh, perché no? Mi sputi via così? Sei imbucato tu. Ma in tuo gruppo. Non volevo. Set my heart afire. Stai spiegando Misano. Te dici che passeggiavi, ma per starti dietro te non hai neanche una goccia di sudore, io sono morto. No, dai, non è vero. Mamma mia. No, morto siamo, no, però. Ci siamo divertiti. Guarda, tutta colpa tua. Cosa hai fatto? Hai toccato il gomito? Sì. Grazie. Non vedo l'ora di vederlo. Ma l'hai segnato così. Non vedo l'ora di vederlo. Proprio Nasca è il più moderno di tutti. Ho iniziato 2 anni fa io, quindi. Grande, io non l'ho toccato il gomito prima, grande. No, ma io ho toccato il gomito morbido no. Perché io ero al limite, te no, per quello. Non ti puoi preparare? Cioè io faccio già dell'attività. Qual è la tua attività? Tipo, io abito al secondo piano, vai giù e su senza usare l'ascensore alla mattina e alla sera. Sono 4 piani quello in un giorno. Quello è aerobico, poi? Quello è aerobico. Quello è aerobico, la potenza come la fai? Come potenza, quando metto sul motorino la moto, sul cavalletto, io la metto sul cavalletto centrale. Tac, tirala su, è la sera, tac, tirala giù. Dal bagagliaio, quello qualche è la volta, potenza. Quello fa mia moglie. Guido, ma perché morbido, gira come un pazzo, scende che non è sudato e noi siamo qui? Non lo so, io poi ho una male alla mano. Io voglio il blipper. Non ce l'hai il blipper? Non ce l'ho il blipper io. Ascolta, Guido ha bisogno dell'elettronica ormai, degli aiuti elettronici. Sì. Sia in moto che in bicicletta. Però solo in quei due campi lì,
adesso mi vogliamo sapere tutto da te, eh. Adesso ti spremiamo come un'arancia. Ho visto tutti, vi ho riconosciuto a tutti. E ve la siete sgavignata bene. Partiamo dal Nasca. Vai. Allora, bravo. Grazie. Bravo, tutti bravi. Mi aspettavo di peggio, invece andate forte, siete fighi. Cioè, ci si può divertire veramente. Ti chiamo Alberto o Nasca? Nasca, vai. Allora, molto bene dappertutto. Qui alle 5 fai fatica a rientrare. Sì. Perché secondo me tra l'una e l'altra allunghi troppo. Ok. E invece alle 5 attaccati prima. Ok. Va bene come stai guidando. Va bene anche che la ritiri su, ti vedo. Benissimo, importantissimo. Mm-hmm. Qui esci bene, qui entri bene. Qui il T1 è tuo. Solo perché quel problema è che quando provi a forzare poi fai le cagate. Invece ti devi tenere. L'impostazione è giusta. Sì, sei aggressivo. Almeno quella c'è. Sei aggressivissimo. Cioè, secondo me fai molta fatica sulla moto. Sì, mi stanco tanto. Sì, dovresti. Secondo me potresti anche stare un pelo più sulla moto. Intendi col busto? Sì, tipo senza buttarti giù troppo. Ok. Perché te mi sembra di aver capito che sei un ritardone, che aspetti e poi bam. Capito? Ok. Invece se in questa pista, se vuoi andare dentro un po' prima, puoi. Vai dentro un po' prima, pieghi meno, ti butti dentro le buche, diciamo. Sì. Infatti una cosa che è comune a tutti, fate un sacco di percorrenza. Ah sì? Fate troppo un sacco di percorrenza tutti, proprio tanta velocità. Più spalla la gomma che... Ma che figata atomica! La giornata è pazzesca. C'è un clima che voi non potete neanche immaginare, perché vi giuro, stare qui a girare insieme a un sacco di gente che ha la tua stessa passione e insieme a chi di quella passione ne ha fatto un mestiere al punto da arrivare a vincere un mondiale, quindi piloti campioni del mondo, e avere un pilota del calibro di Morbidelli con cui giri in pista, ti guarda e ti dai consigli sulla guida, è qualcosa di pazzesco. Pazzesco. E la cosa stupenda di questa giornata è che voi che guardate questo video direte: vabbè, bello Nasca, solo te puoi fare queste cose. Invece no, questa è una giornata aperta a chiunque. Se voi andate sul sito Dainese, che ho linkato qui sotto, ci sono tutti i prossimi eventi come questo. E non solo giornate in pista come queste, ma anche giornate al di fuori della pista. Tour in Islanda, giornate in montagna, weekend, corse di guida sicura anche per chi muove i primi passi in moto, come ad esempio quelli che stanno facendo adesso là in fondo nel paddock. C'è davvero, davvero, davvero di tutto. E tutte queste moto che vedete alle mie spalle sono moto di clienti che hanno acquistato questa giornata. E tra poco, lì dentro, arriverà un 9 volte campione del mondo. Solo firma. Solo firma. Dove? Dovranno firmarla tutti. Dove vuoi? Non è vero. La maggior parte, dai. Grazie. La dedica da gruppi. Grazie. Guarda tutti i tuoi video. Grande Nasca. Giornata pazzesca. È stata una figata perché è una di quelle giornate dove giri, ti diverti, impari e sei spensierato. Godi e non pensi a niente, non guardi i tempi, non guardi chi va più forte, chi va più piano, e hai un pilota del mondiale che ti dà delle dritte importanti. Io ci tengo a ringraziare immensamente Dainese per avermi invitato in questa giornata. Vi ricordo qui sotto che ho linkato il sito dove trovate tutti i prossimi eventi, sia in pista sia fuori pista. La giornata è stata splendida, sia per l'organizzazione di Dainese, sia anche per il supporto della Riding School di Pedersoli, che ha coordinato tutta la parte tecnica, ed è stato tutto davvero perfetto. Grazie come sempre per aver visto questo video. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina e ci vediamo presto. Bye bye!